Per quanto mi riguarda, la scroll box di febbraio si sarebbe anche potuta intitolare Non giudicare il libro dalla copertina, semplicemente perché quando ho visto i prodotti che erano inclusi nella box, ero quasi tentata di lasciar perdere, neanche di provarli nemmeno, perché li vedevo totalmente lontani da quello che disegno io, da quello che mi piace disegnare, e perché comunque sono adatti a un tipo di arte che non è assolutamente quella che mi piace a me, perché comunque il prodotto, diciamo, centrale sono i colori acrilici che non mi fanno impazzire, e quindi non volevo nemmeno provarla. Poi però devo dire che l'idea che ho avuto e il compromesso, no, che ho raggiunto e il risultato finale mi piacciono davvero tantissimo, quindi alla fine sono anche contenta di quello che ho fatto. Ho seguito un po', diciamo, un po' anche i consigli contenuti nello scroll zine, che sto mese, diciamo, non è stato di grande aiuto, perché alla fine i prodotti inclusi sono abbastanza semplici da usare e infatti non è che sia ricco di consigli. Ho fatto come dicono loro, comunque, di lasciarmi andare e disegnare. Quindi io direi di iniziare proprio dall'introduzione che ci fa il nostro solito fogliettino, che ci dice che l'artista di questo mese usa delle forme geometriche e anche un'ispirazione cubista per creare il suo stile di arte unico. E quindi vogliamo che anche voi esploriate voi stessi e proviate tutti questi materiali che abbiamo incluso nella box per creare il vostro stile astratto unico. Ecco, a me già lo stile astratto non mi piace, non è per me. E gli artisti cubisti sono soliti guardare ai loro soggetti da diversi punti di vista, e usando queste diverse viste compongono un singolo pezzo d'arte, quindi un singolo disegno. Forse potrete impiegare queste idee quando create i vostri disegni. Riuscite a disegnare la stessa faccia in diverse angolazioni in un unico quadro? Divertitevi sperimentando e aspettiamo, insomma, di vedere che cosa riuscite a creare. Allora, io non ho fatto assolutamente questo. Il tema del mese è Fractured Figures, però sinceramente no, non fa per me, quindi ho fatto un po' un mix tra quello che disegno io e quello che riesco a fare con questi prodotti. Allora, direi che il prodotto, diciamo, centrale lo lasciamo per ultimo e passiamo al Daily Runway Simply Acrylic Paint Marker. Allora, questo devo dire che è molto molto carino. Allora, era contenuto in questa confezione. Va agitato ovviamente e ha la punta di quelle che si premono e esce il colore. Allora, la cosa carina è che è semipermanente, permanente, semitrasparente, e quindi si vede anche il prodotto all'interno, e questa cosa mi piace tantissimo. L'unica pecca è che la punta, come potete vedere, non è piccolissima, sottilissima, per cui è difficile, anche se non si spinge tanto, riuscire a creare comunque delle linee sottili. Comunque, questo ci dicono che dalla gamma di prodotti, insomma, di questa marca, questo marker acrilico, di pittura, insomma, acrilica, è a base di acqua e si asciuga rapidamente, è permanente e non lascia quindi neanche striature o comunque sbavature, e quindi è perfetto combinato insieme a questi altri prodotti acrilici contenuti sempre nella box. Questo marker, e quindi comunque la pittura in questo marker,
È molto pigmentata e comunque è opaca, ricca ma opaca, e lo rende quindi ideale per i nostri progetti creativi. Sono prodotti molto versatili e possono essere utilizzati su diversi materiali e superfici, quindi carta, plastica, legno, ceramica, stoffa, vetro e anche più. La punta lo rende perfetto per essere preciso. Sì, è preciso, però come vi ripeto non è sottilissimo, mentre il flusso della pittura è ben controllato e quindi è preciso. Questo sì, devo dire che non scende in un flusso troppo, troppo, troppo denso. E quindi abbiamo questo. Poi abbiamo questa matita che si chiama Magic. Questa è la Kohinoor Hard Mouch Magic Pencil, che come vedete ha la particolarità di avere la punta che è un misto di bianco, rosso e blu. Quindi questo matitone ci dicono: ok, non è veramente una matita magica, ma ci si avvicina. Questa matita vi permette di creare degli sketch o comunque dei disegni molto colorati e unici. Ogni volta che la si gira e quindi si gira e si piega, no? Mentre si colora. Questo mosaico, diciamo unico al suo interno, lascia delle striature brillanti di colore che vi rendono un po' che vi un po' disorientano, no? E sono comunque molto colorati e creano appunto questi effetti colorati. È impossibile da controllare, quindi non si sa in realtà, infatti, il risultato che si può ottenere, ma molto divertente da usare. Sì, insomma, più o meno. Poi abbiamo questo pennello che io ho sporcato e non ho ben pulito, come si può ben vedere. Questo pennello, che niente è che un Pro Arte School Acrylic Brush. Questo pennello è fatto di setole sintetiche e dense che lo rendono ideale per le pitture acriliche. Queste setole sono ben salde e permettono quindi di maneggiarlo con precisione. Ed è quindi anche eccellente per trattenere il colore, per cui ha questa fantastica quindi capacità di essere preciso insomma, e non sbava. Oggi proprio le parole non mi vengono. Poi c'è scritto diciamo, il suo manico nero e oro. Lo rendono un strumento bello, ma insomma, ora che sia bello ho i miei dubbi, è abbastanza anonimo, però vabbè, un pennello. E poi c'è questo blocco A5 che è il System 3 Acrylic Paper da 6 fogli. Allora, come vedete, la texture di questi fogli ricorda moltissimo quella delle tele dei pittori. A me ricorda veramente tipo un tessuto, comunque sì, quel fatto delle tele, quindi particolarissimo e credo di non avere un blocco o comunque dei fogli di questo tipo. La qualità e lo spessore di questa carta lo rendono molto diverso e per creare comunque per far risaltare i lavori. Il suo spessore, quindi il suo, diciamo, thick, quindi sì, il suo spessore, l'alta qualità della carta è perfetta come superficie per i colori acrilici e queste linee che compaiono appunto sulla superficie, spero si vedano,
Queste linee sono ideali per utilizzare i colori acrilici e tutti quegli strumenti simili. Quindi questa carta è perfetta sia per allenarsi, quindi per fare comunque delle prove e sia quindi anche per sviluppare, per migliorare delle tecniche, così come anche per comunque fare dei lavori completi. E poi veniamo al, diciamo, pezzo forte della box, che sono questi tre colori acrilici. E io già quando ho visto questi colori fatti in questo modo, sinceramente, ho pensato che fossero veramente tanto tanto scomodi da usare e non mi attiravano per niente. Allora, questi sono il Sennelier Abstract Matte Soft Body Acrylic. Allora, a me già solo anche il fatto che siano matte non piace, perché a me piace fare, come avete visto anche dal mio Instagram, disegni molto brillanti, molto luminosi. Allora, qui ci dice che sono delle pitture acriliche di alta qualità, e che sono impacchettate in queste sacche flessibili. La flessibilità di queste sacche, e comunque anche questa loro, appunto, diciamo, forma, può essere, si realizza con. E quindi anche il fatto di farli stare magari appunto anche in piedi, si realizza con la spremitura, insomma, e permette appunto questo di stare a queste pitture in piedi. E comunque sono state appunto anche create e fabbricate sotto vuoto, di modo che possono comunque non si asciugano, quindi rimangono umide. E qui quindi anche poi comunque una volta completato il lavoro, premendo, esce l'aria e quindi dovrebbero durare per un bel po', da come c'è scritto. E niente, comunque va perduto. Queste appunto pitture pigmentate acriliche sono appunto uniche in questo loro packaging, che non è solamente un fatto fatte così appunto di tipo economico, ma garantisce anche il fatto comunque che siano degli strumenti di lavoro. La pittura può essere spremuta direttamente sulla superficie di carta, ma anche altre superfici. Queste pitture garantiscono un'alta coprenza e anche una trasparenza luminosa. L'ultramatte, colori appunto soft, hanno una consistenza fluida che garantisce appunto la massima copertura e sono super opachi, ma anche un finish elastico e anche un po' tipo vellutato. Insomma, pensa e ripensa a come potevo utilizzare questi strumenti. E il risultato finale che ho, diciamo, realizzato, raggiunto, è questo. Alla fine ho disegnato un soggetto che comunque compare ogni tanto nei miei disegni, la ballerina. Come vedete, questo matitone permette di realizzare questa texture colorata che ha dei punti blu, dei punti rossi, dei punti anche violacei, insomma. Veramente non sapete che colore vi capita, e quindi io ho pensato che in questo modo avrei potuto realizzare solo una sagoma, perché non avrei potuto creare dei dettagli. Dopodiché, pensando un po' anche al tema della box, più o meno, ho pensato di far risaltare questa sagoma con queste forme sullo sfondo.
E ho mischiato anche un po' le pitture per creare il rosa, per creare il celestino, una specie di viola, forse da qualche parte no, non c'è, forse questo, ma insomma non è molto ben riuscito. Comunque ho creato anche delle sfumature più o meno mischiando i vari colori, quindi diciamo che più o meno il risultato finale è degno e dignitoso, via, diciamo che è dignitoso. Ok, questa è la scroll box di febbraio e quindi io spero che io abbia superato la prova. Fatemi sapere se secondo voi ho superato la prova. E grazie per aver guardato questo video. Ovviamente vi ricordo di seguirmi sui social, soprattutto Instagram. Lì avrete già visto in anteprima quello che avevo realizzato. E comunque ecco, lì posto veramente quasi quotidianamente. E noi ci vediamo al prossimo video che credo sarà molto molto speciale. Ciao e a presto!